curiosità, voglio di rimbalzo tornare in Basilicata. Si è concluso da poco il famosissimo Carnevale di Satriano, che ha celebrato quelli che si chiamano i riti arborei, che sopravvivono. Cosa sono, Perry? Antichissime tradizioni, trasmesse di padre in figlio, che raccontano, invece che l'inversione di genere maschio femmina o servo padrone, in realtà un'identificazione con la natura. Ci si veste da alberi, gli uomini diventano alberi, o da animali. Ed è chiaramente rinvia ad un rapporto molto equilibrato con la natura e con il mondo circostante. Quindi, come dire, è una espressione che nel nostro tempo dà vita a una grande favola ecologica, potremmo dire. È vero. No, è un racconto straordinario di come rispettare l'ambiente in una relazione profonda tra l'uomo e la natura, e questo proprio perché questi paesaggi, questa prorompente realtà che in Basilicata rappresenta, questo mondo naturale, come vedete, questi uomini che si vestono da alberi, sono una reminiscenza, ma direi oggi una immagine assolutamente significativa e simbolicamente forte nel mondo d'oggi, che ha necessità di recuperare. A quanto risale questa tradizione? Ma sicuramente a 3.000 anni. A 3.000? È una tradizione antichissima e si trova sia nei paesi del Parco del Pollino, lo straordinario Parco del Pollino, che in Basilicata ha delle vette magnifiche, stupefacenti, sia nella parte delle Dolomiti Lucane. Questa è una tradizione molto viva. La cosa bella è proprio che si è mantenuta, perché di padre in figlio si è orgogliosi di poter sfilare nel giorno di Carnevale e raccontare questa inversione di rapporto tra il mondo degli uomini e il mondo della natura e degli animali. Mardocci, quante prologhe abbiamo in Italia oggi? Noi abbiamo oltre 6.000 associazioni. 6.000? Sì. Su 8.000 comuni, 6.000?